ritardo. Buenos dias. Ciao. Siamo in ritardo per problemi di linea. Si sente bene? Si vede bene? Vedete doppio? Che corsa oggi, oh. Sempre dentro casa. Buongiorno, buongiorno, maestro Carnevali, buongiorno. Vai, intanto sciogliti. Carlos, meno male che ci sei. Che piacere oggi c'è Amelia. Vedi, oggi che c'è Amelia abbiamo tante visualizzazioni. Devo saperle di usa. Eh certo, ti adopero. Molto bene. Come state? Tutto a posto? Buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo prima con un po' di respirazione di quella tranquilla, tanto così per fare delle cose morbide all'inizio. Vuoi questo? No. No. Bene. Allora, signore e signori, buongiorno, via che si va. Grande esibizione ieri sera, grande maestro, grazie, molto gentile. Ne ho pubblicate due, una seria e una un pochino meno, però insomma voi scegliete quella che mi piace, quella che mi piace di più. Dentro quattro, la famosa Amelix come costumista. I fans ormai sono adepti. Dentro quattro, fuori quattro. Un, due, tre, quattro. Il cane di sotto. I Copelli. Ottimo! Ora un pochino di respirazione del cane, che ben ci fa. Pronti? Oggi facciamo un minutino, via, in tranquillità. Senza forzare, senza stringere, senza tensioni superficiali e superflue. Pronti? 3 e... Molto bene. Un'altra volta dentro 4, fuori 4, così ristrecciamo tutto quanto. 3 e se volete anche con le mani. Poi butta giù tutto. Molto bene, io proseguirei prima di fare dell'altro
con un po' degli esercizi che abbiamo fatto ieri sulle note lunghe. Le risate di mio romano mi viene bene solo se fa la respirazione del cane. Serve tutto, conta tutto, ragazzi. Siamo in un momento di crisi, quindi anche Piero Man al superfè. Note lunghe. Facciamo 4 movimenti di fa, poi andiamo giù di un semitono piegando il suono con, appunto, con un bending e rimaniamo 4 quarti sul fa diesis, mi naturale, e poi torniamo su per altri 8 movimenti. L'esercizio è... L'idea è sempre quella, l'idea è sempre la misma. The idea is always the same. Through long notes we have the possibility to listen very carefully with a lot of time to the most beautiful quality of our tone. Abbiamo la possibilità con le note lunghe non di aspettare la fine, ma di ascoltare se in ogni momento il suono è il migliore che possiamo produrre. Escucha muy bien si tu sonido en las notas largas es el mejor que tú puedes producir en cada momento de tu producción musical. Adesso intendisco. In jedem Augenblick sind wir imstande, während lange Töne, die beste Tonsqualität herzustellen. Ok? Espressione polacca. Ve lo rifaccio. Gran respiro. Appena torni su, l'idea è torna su molto lentamente e ascolta, ok? When we return on the original right note, so on the G, be careful to return very slowly, in with the possibility to listen very carefully to the best possible quality. So it's not so easy to stop your position of the note in the best possible one. So be very careful, very gentle and very slow, returning and listening where the sound is better. Secondo. E
Per i muscoli, neanche per la respirazione, sono esercizi per le orecchie. Se le orecchie hanno la sensazione, il dettaglio di quello che sta succedendo realmente e lo confrontano con quello che vorreste che succedesse, quindi col vostro suono mentale ideale, allora quegli esercizi stanno lavorando bene, stanno facendo bene. Se pensiamo a ginnastica, non funziona così bene. Okay? In English, let's try to imagine this kind of exercises like exercises for the ears, for the hearing, not for the mouth, for the muscles, for the breathing. Just be very focused on the best possible quality. So try to involve your ears and try to make a comparison between what you are able to produce and what would you able to produce. So having in your mind your perfect sound, Maurice or Radovan or whatever, your hero, and just listening to this kind of sound and trying to produce it is the key for success. Whatever exercise you are doing in every moment. Ok? Buongiorno maestro Kuditz, tutto bene? Andiamo un pochino più su, un pochino più veloce. Tanto per avere un po' più di fiato. Thank you.
è un po' più difficile da controllare, ma basta farlo più volte. Sempre con l'aria fuori. Ah! Prendiamo dei pezzettini di scala maggiore, solo 5 note, e facciamo una piccola variazione sulle scale, che è quella poi compresa nel uno dei primi esercizi del libro di Stem. Let's do some scale excerpts. The idea is to work on the flow of the air, the continuous flow of the air through the phrase, not trying to blow into each note. This exercise will be the stem scale one. This is the difference. Questa è la differenza. Se pensiamo all'aria che si muove un'unica volta per la frase, senza variazioni qua, o se pensiamo cioè con l'aria continua è molto meno faticoso che accendere, spegnere, accendere, spegnere, accendere, spegnere. So, in this second example, if you are able or if you are focused on blow just one time, maybe you will discover that it will be easier. Less effort, less force, less fatigue, and perhaps more endurance, more high notes, and so on. It goes on the idea that the air moves just once, ok? Partiamo da mi bemolle.
scrocco? Certo, se seguite il maestro dovete scroccare come lui. Carlo, ti ho già detto che ti boccio uno di questi giorni. L'idea è, ci sono dei punti, specialmente, dopo li vediamo, in cui la nostra tendenza, la nostra abitudine è quella di rilassare. E i punti sono... e dopo devi accendere. Oppure... Se sappiamo dove sono questi punti, possiamo pensare, come si diceva con Simone, non a non fare, quindi la doppia negazione, ma a quello che vogliamo fare, un crescendo. Ok? So, be very focused on trying to find or to know where it could be dangerous in some spots of this phrase. To it's easier or it's our habit to relax the phrase and the energy, and for this reason to relax the air motion. Da, relax. Da, that's not the idea, to blow just one time. So think in an active way, the opposite. So blow a little bit of crescendo. Da, 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 da. Un'altra idea che ci può aiutare è di sapere che non siamo in un movimento, in un tempo di un quarto. Cioè, chiave di violino, un quarto, ma siamo in una metrica di, ad esempio, quattro quarti. Questo è levare. Se penso in quattro quarti, penso a battute, l'energia della frase diventa molto più orizzontale, ok? Let's think about being in a meter. You are not playing just single quarter notes. You are playing in 4-4 beat. So it means you have a downbeat, an upbeat, which goes into the next downbeat. So it's a matter of energy, of direction, of thinking about musicality, even in stamped exercises. La qualità di suono si sente anche con lo scrocco. Bravo! Gran bello scrocco. Lo rifacciamo con questa idea. Quindi quattro quarti. Buenos días.
Le dita che non sanno dove vanno e quindi cerca di compensare, di fare quello che può, però è furba. E poi non puoi farci sentire anche un po' il trombino? Se vuoi, come dice una canzone di Elio e le Storie Tese, ti ramazzo anche la stanza con una bella scopa. Però adesso no, stiamo facendo dell'altro. Andrea, stai calmo anche tu, va bene? Che mi metti un gettone nella schiena? Ok, facciamo un gioco che si chiama tiro a segno e l'idea è: niente lingua, l'abbiamo già detto, importanza dell'aria nel produrre suoni, ma senza la lingua per preparare, senza l'impostazione per preparare. E l'idea è... Stacco. Stacco e tocca a voi. Stacco tutti gli armonici. Ok? Prima la prima posizione e poi si vedrà. Facciamo così. Quindi sarà... Ok? Ascoltate la nota prima, immaginatela e soffiatela. Se esce uno scrocco, molto meglio così, perché è uscito per un buon motivo, rispetto a cercare di correggere. E lasciarla andare, ok? This game is very interesting because it is stressing the importance of producing notes through the motion of air, not through the preparation of the embouchure. So don't be focused on be prepared, just listen to the note, the next note into your brain, which is the note I am playing, and you will just repeat. Maybe the note with your note will be wrong or my note will be wrong, but I don't care. Just keep your focus on the right note. Scherzavo, non ascoltarti, Nino, scusami. Bravo, anche per me, per quello che non lo faccio, non sono mica stupido. Pronti? Ogni due quarti. Pronti, via!
dentro la testa ad un volume altissimo. In modo da far governare le labbra, anche i muscoli, i movimenti, tutto quanto dal cervello e non dalla sensazione stessa. Ok? In English it's a little bit complex, but the idea is train your brain to sing the notes before you have to play them. Ok? Very loud. And then it doesn't matter how, where, the embouchure. The most important thing is the singing of every note just 1 millisecond before you are attempting to play it. If you have more time, 2 seconds instead of 1 millisecond, let's do it. Normale giri parecchio la testa dopo 3 posizioni? Ti giro la testa? No. No, Lorenzo, non è normale. Quanto respiri? Basta soltanto l'aria. A meno che tu non faccia posizioni di yoga molto strane. No, direi di no. O che non sei molto abituato a far girare tanta aria. Questa è un'altra faccenda molto interessante che si sviluppa nel tempo. Ok? Quarta posizione. Lasciala andare.
Salut à Paris. Ma l'idea è questa, io ho due opzioni con l'aria, oppure 0, 100, spento, acceso, niente, se no quello che ne va di mezzo è la velocità dell'aria. So, I think the example was very clear. Don't try to make a crescendo with the air. 0 to 100 miles per hour. 0 to on. Off. On. Okay? Right from the first millisecond. Okay, let's do... Facciamo la sesta posizione. Soffiare. Senza preparare, solo fuori. Di repertorio, se studio Haydn con la nota giusta in testa, l'idea è questa: chiarire ed essere sicuri che abbiamo, possediamo l'informazione sonora, il ricordo sonoro, il suono dentro il cervello e poi farlo trasformare dalle labbra e non dalle corde vocali. Ok? È un'abitudine. L'idea è, se lo fate una volta alla settimana, non serve a niente. Neanche se lo fate due volte alla settimana. Se lo fate regolarmente, allora posso dire di star lavorando sul trasferire la produzione del suono da qua a qua e quindi a qua. Ok? Il paragone è molto semplice. Lavarsi i denti. Fare gli esercizi cantando e suonando è come lavarsi i denti. Decidete voi se lavarvi i denti una volta alla settimana o tre volte al giorno. E poi fatemi sapere il conto del vostro dentista, in uno o nell'altro caso. Ok? In English it's very simple. Try to develop this one as a habit.
in this kind of exercises, but even in repertoire research, Haydn concerto or whatever, scales, the idea is to develop the relationship between producing the sound which is already there, already present in your brain. And the one way, which is very, very, very simple for me to develop this habit, is singing, playing, singing, playing, singing, playing. It's like washing your teeth, okay? You don't want to wash them just once in a week or once in a month. So you will develop some strange habits. The same here. If you want to work on a good habit, you have to work daily on it. So singing and playing for me is not an option. It's just the normal way to research, to improve, to practice, to teach. If you come to my conservatory, and my students will confirm it, outside my door, my room's door, you can always hear someone singing. Maybe me, or screaming, but singing most of the time. The idea is that's not an option, ok? Va bene anche per allenare gli attacchi al pianissimo? Assolutamente sì, se vuoi attaccare al pianissimo, attacca al pianissimo, ma l'idea è esattamente lo stesso. Invece che nel mezzo forte o nel forte, lo fai nel piano e nel piano. Facciamo la stessa cosa? Qual è il concerto per tromba più difficile che si fatto? Con la K. Io non rispondo a domande fatte con la K al posto del CH. Mi rifiuto. Ok? Due note. Ha, ta. Ha, ta. Se lei facesse la seconda ottava, sarebbe per noi questa qua, Re maggiore, Do maggiore per noi. Allora c'è una correzione della regia. Andrea riscrive, scusami, che hai fatto senza l'H? Preferivo la K al posto del CH. Andrea, oggi non ne becchi una. Fatti vedere da qualcuno, non lo so. Rifacciamo questo Re maggiore. Non rispondo neanche alle domande sgrammaticate. Mi dispiace. Oggi sono cattivo. Scrocco! Aiuto!
e così via. Possono essere più lenti, possono essere più veloci. L'idea è, stiamo dando importanza alla produzione del suono per merito dell'aria. Sere, Matteo viene in turno di warm up anche insieme a Biagio. Sì, è un po' un casino, capisco per Matteo perché suona l'oboe, però con i loro warm up sono un pochino differenti, però di sicuro possono venire a fare gli esercizi di respirazione, anche se le quantità, specialmente per l'oboe, sono molto molto diverse, molto più piccole, cioè molta più pressione, molto meno movimento, però fanno assolutamente bene quelli invece di mobilità. Poi loro devono fare, no, tutte queste cose qua, i falegnami, questa sfortuna del costruirsi le ance che noi peraltro non abbiamo, e poi Biagio purtroppo la mattina è sempre giù di sotto, quasi sempre, a fare lezioni, per fortuna insomma, di scuola. Però fra un po' ci sono le vacanze di Pasqua e quindi il giorno di Pasqua alle 11 noi saremo qua, al posto della messa di Pasqua ci siamo noi. Molto bene, facciamo un lavoro sulla alternanza fra legato, come al solito, e articolato. Si bemolle maggiore. Legato e articolato lungo. 1, 2, 3. Oh,
istante. 1, 2, 3. Domanda di Aida. Wow. Celeste Aida, perché il re bemolle con quarta posizione e non con la seconda? Perché siamo già in quarta dal sol bemolle maggiore. Questo è un po' più crescente, lo posso tirare giù. Questo è un po' più calante, lo devo tirare su. E diventa un po' più strettino, quindi dipende dai gusti, da com'è il tuo strumento, da quello che vuoi suonare. Lo faccio anche per lei perché tutti i cornisti la suonano con la quarta, 1, 2, 3, 4, quinta posizione, non quarta. Due, tre.
Allora, l'idea è esattamente questa. Allora, è meglio, dal mio punto di vista, provarci sbagliando la nota con il concetto giusto in testa. Cioè, Amelia avrebbe potuto chiudere tutto e andare a prendere il re bemolle. Ma così imparo a fare il re bemolle in quella maniera lì, che non è la maniera corretta. Quindi è meglio non prendere quella nota per ora, ma con il concetto giusto. Cercando la velocità giusta dell'aria, oggi, domani, magari non ammazzandosi le labbra. E non vuol dire suonare più forte, vuol dire avere il concetto giusto di libertà dell'aria e di velocità dell'aria, piuttosto che tirare i remi in barca, altrimenti sviluppiamo quella come abitudine, ok? It's a matter of investing time and effort in the right direction. The cost could be playing just for now wrong notes. But for me, this is less important than try to get the right notes with the wrong attitude. So she could go back with the air and hit the E-flat, but with the wrong idea behind. For me, it's much better to play wrong with the correct idea. Of course, playing good with the right idea is the best solution, but it's a matter of developing and investing. So be focused where are you investing your time and your effort. Devo andare in bagno, ma aspettate? Sì, sì, quando torni trovi la serratura chiusa del conservatorio, Carlo, non ti preoccupare. Ok, signore e signori, abbiamo cominciato un pochino in ritardo, però sono le 12.41, così ci rilassiamo un pochetto e andiamo a fare la pappa un pochino prima. Io intanto vi ringrazio, siamo andati in quella direzione, l'ultimo esercizio come al solito sarà di defaticamento, intranquillità, eccetera, eccetera. Però ne approfitto sempre per ringraziarvi della vostra gentile partecipazione. Se volete, diffondete, mettete like, fate quello che ne avete voglia. Magari sì, condividete questo video così lo vedono anche altri colleghi a cui può essere utile, sia trombettisti che cornisti che ottonisti in generale, in modo da ingrandire questa idea di, perlomeno fra noi, comunità di gente che vuole collaborare e fa qualcosa per gli altri. Nel frattempo io vi do appuntamento a domani alle 11:30. Grazie mille a tutti, buon pranzo, ultimo esercizio. Facciamo una bella scala legata.
anche lì con molta calma, senza esagerare, anche nell'andare nel grave, l'idea è quella di far assomigliare sempre le note con la stessa grandissima qualità, come nell'acuto, come nel veloce, come nello staccato, come nel legato. Ok? Signori, mi raccomando, non dimenticatevi di fare anche musica. In queste mattine stiamo facendo, lo ripeto tante volte, stiamo facendo tecnica. Benissimo, ci vuole fondamentale un approccio allo strumento, eccetera, eccetera. Poi però dobbiamo andare in pista e questa roba qua, trattarla e usarla per fare quello che è realmente la musica. Quindi interpretazione, bello, capolavoro, Michelangelo, pensa tutta la poesia, pensa tutto quello che è espressione emotiva dell'animo umano, che non è sta roba qua. Questa roba qua serve soltanto per avere gli strumenti necessari. Quindi l'invito è, magari utilizza altrettanto tempo a suonare delle cose belle per produrre qualcosa di assolutamente bello. Repertorio, studi, quello che vuoi, però fai, ascolta un sacco di dischi, musica, visto che in questo periodo dicono che ci sia tempo, invece non c'è tempo per fare assolutamente niente, perché riusciamo a rimpinzarci di cose da fare ogni giorno. Detto questo, grazie mille, ci vediamo domani, è sempre un piacere, buon pranzo, ciao ciao!